Che succede, Lisa? Qualcosa non va? Billy! Perché non vieni anche tu a ballare? Perché vedi, Lisa? Lascialo perdere, Lisa! A lui non piace ballare! Giusto, Billy? Sta dicendo la verità? Sì, credo di sì. E che ti dicevo? Lui piace restare solo? Vieni, lasciamolo in pace. La novità! La regina è scomparsa! Non riesco più a trovarla! Sei sicuro di aver guardato ovunque? Se ti dico che è scomparsa, vuol dire che ho guardato di qui e di là. Che cosa vuoi che ci faccia? Sarà andata da qualche parte per affari. Non è il caso di preoccuparsi, un valzer, Lisa? No, Rocky, grazie. Sono stanca di ballare. Billy, mi accompagneresti a casa? Ma certo! Ma come, e noi? Continuate pure senza di me. Giocheremo dopo. Ciao, ciao! Preferisce restare con Billy. Non è carino da parte sua. Ciao, Lisa! Ci vediamo dopo! Torna pure quando vuoi! Oh, vostra maestà! Dove eravate andata, maestà? Abbia cercata di su e di giù! Volevamo farvi conoscere Lisa, ma è appena volata via. È un miracolo se siete vivi. Lisa è una creatura dedita al male e detesta tutte le coccinelle. Dite davvero? A me sembrava così mite e carina. Ma sei appena finito di dire l'esatto contrario. È venuta per cancellare la nostra nazione, per calpestare noi coccinelle. Sì, ora capisco tutto. C'era qualcosa che non mi convinceva in quella ragazza. Ma sei appena finito di ballare con lei. Certe volte proprio non ti capisco. Dobbiamo sbarazzarci di Lisa. È l'unica speranza che abbiamo di sopravvivere. Avete qualche suggerimento, vostra maestà? Datele questo pane e fate in modo che lo mangi. Vi è contenuto un veleno soporifero. Penserò io in seguito a condurla fuori dai confini della nazione. Maestà, siete sicura che non ci sia pericolo? E se il veleno fosse troppo potente? Non abbiate scrupoli. È in gioco l'esistenza della nazione. Coraggio, chi di voi si offre volontario per la missione? Tocca a te, Timmy, fatti avanti. Perché proprio io? Perché ho deciso così, basta, muoviti. Rocky, sapevo di poter contare su di te. Sì, come no. Vai ora, adempi alla tua missione. Certo, farò del mio meglio. Ma proprio a me la regina doveva affidare questo incarico. E no! Dai, pensaci tu. La regina ha scelto te. E Billy, mi ero dimenticato di lui, capitan fagiolo. Ciao, Billy! Che cosa vuoi, Rocky? Stavolta non posso darti del pane di Pollide. Serve a Lisa, lasciami andare. Non voglio il tuo pane, anzi, guarda. Te ne do dell'altro da portare alla tua giovane e cara amica. Come? È un ordine che viene dalla nostra regina. Non capisco. Lisa è una bambina malvagia che vuole distruggere la nazione delle coccinelle. In questo pane è contenuto un veleno capace di addormentare chiunque e tu glielo darai. No, non me la sento di fare questo. Non è un'impresa difficile, basterà che lo confondi con gli altri pani. Sì, però... È una bambina malvagia, tieni a mente questo. Billy, se compirai la missione potrai far parte del nostro gruppo, vero ragazzi? Vero ragazzi! Davvero voi... Voi mi lascerete entrare nella vostra banda? Magari in qualità di socio onorario. Sì, però... E ti metteremo al corrente dei nostri segreti, avanti. È un'impresa da niente, un non nulla. Mi avete convinto. Ci sto. Bravo, così si fa. Ecco. Billy, il pane oggi sembra più profumato del solito. Hai usato qualche ingrediente speciale? Oh no, è come sempre. E con il polline di quale fiori prepari l'impasto? Beh, dipende da tante cose. Dalla stagione... Come mai sento un odore così diverso stamattina? Non so, sarà il clima forse. Ma che importa comunque? Importante è che il pane sia buono. No, Lisa! Oh! Ehi, ma che ti prende, Billy? Non posso farlo. Non posso tradire la tua fiducia. La mia fiducia? Che cosa vuoi dire? Quel pane è imbevuto di un potente veleno soporifero. Cosa? Che sciocco! Si è tradito, lo denuncerò. La regina deve sapere. Oh, eccolo! Sta arrivando! Maestà, Billy è un traditore! Ha avvertito Lisa del pericolo che correva. Billy, che c'entra lui? Avevo incaricato te. Come hai osato disubbidire ai miei ordini, traditore? Sì, perdonatemi, maestà. No, mai! Non ti perdonerò!
voce di Timmy. Si salvi chi può. Sta succedendo qualcosa, andiamo a vedere. No, penso che sia meglio restare qui. Perché? Non capisco. Quelle urla appartenevano a Coccinella in grave pericolo. Appunto, per questo andiamo a vedere. Coraggio, Billy, preparati a volare. Ci tieni proprio. Esci allo scoperto. E va bene, finché non trovo Lisa mi sfogherà su di te. Rocky sta per essere inghiottito. Che fare? Ma certo, le scarpe. Scarpine della fata, correte in mio aiuto. Oh, Lisa, non so come ringraziarti. Mi hai salvato la vita. Lisa! Lisa! Lasciami andare, lasciami andare! Ti prego, salvati almeno tu! Smettila di dire sciocchezze, Rocky, e resisti! Ci salveremo tutti e due! Ah, non mi salverò! Inutile che scappi volando! Lisa, verrà anche il tuo turno, e presto! Lisa! Da questa parte, qui ti troverai al sicuro! Lollo, finalmente! Ti aspettavo! Era ora che ti rifacessi vivo! Già me ne accorgo! Tutto bene, Lisa? Tutto bene! Spiegami solo una cosa, chi è quel fiore mostruoso? Lisa, esci, vieni ad affrontarmi, piccola peste! L'hai sentito? Lui mi conosce piuttosto bene! Perché quel fiore è la strega dei cattivi sogni! La strega? Ecco, tutto mi è chiaro adesso. Ehi, Lisa, visto che muore dalla fame, perché non gli offri questo? Ma quello non sarà forse? Sì, è proprio lui, il pane avvelenato che aveva preparato per te. Come fai a sapere del pane? Spiegami. Beh, io ero lì. No, Lisa! Ah! Oh? Ehi, ma che ti prende, Billy? Quel pane è imbevuto di un potente veleno soporifero. Sciocchi, è la fine per voi! Stavo per avvertirti della mia presenza quando la strega è apparsa e tu sei volata in groppa a Billy. Ecco, svelato il mistero. Ma come arriveremo a dare quel pane al fiore mostruoso? Lisa! Billy! Anche tu sei in salvo! Sì, ma non ne vado fiero. Sono stato un vile, Lisa. Ti ho abbandonato in mezzo ad un mare di guai. Adesso, vedendo il tuo coraggio, mi rendo conto di quanto sia stato inqualificabile il mio modo di agire. Ah, sciocchezze! Non scusarmi, sono un vile e basta. Ma adesso rimedierò. Coraggio, sali in groppa! No, Lisa non sale da nessuna parte! Oh. Non mi fido di te, già una volta l'hai abbandonata. Chi mi assicura che questo non si ripeterà? Nessuno. Lollo, fai silenzio. Non abbiamo tempo da perdere in discussioni. Ecco il pane. Billy, andiamo a compiere la nostra missione. Coraggio! Decollo rapido! Ci siete, non mi sfuggite più! Eccola, sei pronto? Sì! Hai visto, Billy, l'abbiamo giocato! Anzi, via! Ah!
Guardate, ci sono tutti, Rocky, Timmy e gli altri. Siete stati fantastici, dico sul serio. Lisa, ti avverto. È inutile per te proseguire il cammino. Ti fermerò prima o poi, grazie agli incubi su cui regno e di cui hai visto solo alcuni pallidi esempi. Ti aspettano altri incubi ancora. Non giungerai mai alle terre del sole. La regina, dopo aver preso la forma di un fiore, si è trasformata in una strega cattiva. Non è stata la regina a trasformarsi in strega, ma viceversa. La strega si è tramutata in regina. Ah, ecco, sì, certo, giusto. Sì, avevo capito che c'era qualcosa che non tornava. Rocky, ho l'impressione che tu non abbia capito niente. Ma vuoi tacere? Lisa, ci hai salvato la vita rischiando la tua. E noi che avevamo progettato di darti quel veleno. Io non so come ringraziarti. Devi ringraziare Billy, non me. È stato lui a guidare l'impetuoso assalto contro quel fiore mostruoso. Ma no. Beh, Billy, Lisa, perdonateci per tutto il male che vi abbiamo fatto. Ora siamo pentiti. Davvero, Rocky? Sì, non sta mentendo. E per provartelo ti accetterà nella sua banda. Certo, Billy, sei dei nostri. Ci hai pensato bene, Rocky, è vero. Bill si è mostrato coraggioso stavolta, ma non saprei... Ehi, Timmy. Che ho detto? Sì. Forse Timmy ha ragione. Rimango un codardo. Era Lisa a infondermi coraggio. Vicino a lei non avevo paura. Sbagli. Tu sei coraggioso, l'hai dimostrato ampiamente. Non è vero, Lollo? Lollo! È tornato quel mostro orrendo! Ma che orrendo mostro! È la vostra vera regina! Lol! Sono sicura che ci rivedremo. Per adesso, ciao! La regina era stata tramutata in pietra, ma adesso è libera! Maestà, siete proprio voi, vero? Sì, sono la vostra regina che è stata vittima di un incantesimo. Durato soltanto un lungo istante. Oh, ragazzi, come possiamo dubitarne? Guardate i suoi occhi, sono buoni e dolci, proprio come quelli della nostra amata sovrana. Oh, maestà! Grazie a tutti voi. È stato il vostro coraggio a liberarmi dall'incantesimo della strega. Lisa, andiamo, è giunta l'ora di partire. Sì. E come, non rimanete per i festeggiamenti? No, Rocky, mi piacerebbe restare, ma devo recarmi al più presto nelle terre del sud. Tornerai a trovarci. Ti accoglieremo a braccia aperte. Grazie. Ciao, Lisa! Torna presto! Ciao! Abbi cura di te! Ciao, Lisa! Salutati Billy e i loro amici, Lisa e Lollo lasciarono la nazione delle coccinelle per dirigersi alla volta delle terre del sud. Crescerai di bambine come te. So che al mondo non ce n'è alte come quattro chicchi di caffè. Pollicina, pollicina, sei piccina più che mai. Nel tuo mondo in miniatura quante cose imparerai. Scoprirai che l'onestà cresce con la verità, che risplende quando c'è libertà. Pollicina, pollicina, tra un bel sogno e un goccio di realtà. Pollicina, pollicina, ti nascondi con facilità. Se ti cerco non ti trovo mai, non so proprio in quale fiore stai. Pollicina, pollicina.